scelto di celebrare il centenario della nascita del PC nel 2021 attraverso una serie di iniziative. Tra queste anche la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico. L'ISRE conserva infatti una serie di fondi archivistici, molti dei quali riguardanti proprio la storia del PC nella nostra città. In particolare sono 5 gli archivi di notevole interesse. L'archivio della Federazione PC di Piacenza, che è stato versato in istituto proprio grazie alla volontà del partito nel 94 e che consta di circa 180 buste che coprono un arco cronologico che va dal 1946 al 1986. Insieme a questo fondo archivistico ne sono stati versati altri 2 di minori dimensioni, uno della FGC, cioè della Federazione Giovanile Comunista Italiana, sempre della sezione piacentina, e l'altro, di poche buste, però comunque significativo, è l'archivio dello PSIUP, del Partito Socialista di Unità Proletaria. Negli anni 2000 viene versato in istituto un altro archivio che costituisce il secondo versamento rispetto all'archivio PC e che copre invece gli anni che vanno dal 46 al 2007, quindi un arco cronologico molto ampio e che contiene quindi documentazione che interessa il PC, il PDS fino ad arrivare ai DS, ai Democratici di Sinistra. E infine, l'ultimo arrivato, ma non per questo meno importante, è l'archivio fotografico del PC che viene versato in istituto per volontà della Fondazione Piacenza Futura l'anno scorso, quindi nel 2000. Qual è quindi la scelta dell'istituto? È quella di rendere disponibile degli strumenti di consultazione non solo a studiosi e ricercatori, ma anche ad appassionati, a chi abbia interesse appunto di vedere cosa l'istituto conserva. Ecco perché l'impegno dell'ISREC di quest'anno è stato quello di mettere a disposizione sul nostro sito una serie di schede che illustrano la documentazione presente in questi archivi. Di che documentazione parliamo? Parliamo di una documentazione estremamente varia ed eterogenea, dal carteggio ai materiali preparatori per i congressi, ai documenti legati alle elezioni, ai tesseramenti, volantini, comunicati stampa e comunque materiale prodotto dalle varie commissioni che si formano insieme al partito nel corso della sua vita. L'istituto quindi metterà sul proprio sito una serie di schede archivistiche che illustreranno questi passaggi che brevemente vi ho descritto, ma soprattutto la cosa importante che dimostra l'impegno proprio non solo alla conservazione di questo materiale, ma alla valorizzazione e alla diffusione sul territorio, è che per ogni scheda sarà possibile, tramite un link, accedere direttamente agli inventari, agli strumenti di corredo che permetteranno a tutti di rendersi conto del tipo di materiale disponibile e così di eventualmente pensare di venire anche in istituto a consultare questo materiale. Quindi l'istituto si è impegnato adesso in questa opera di divulgazione degli archivi, farà poi una serie di altre iniziative che troverete man mano sul nostro sito. Quindi vi invitiamo a visionare questa documentazione, questi materiali, proprio per contribuire all'interesse della storia del PC legata al nostro territorio.